Strategici, puntata del mercoledì dedicata alle aperture. Aperture che hanno trattato nelle prime due puntate l'argomento gambetto. Ho trattato il gambetto Benko col nero, il gambetto Evans col bianco. Ora tratterò il gambetto di Belgrado. E gambetto di Belgrado e nel prossimo video il gambetto elefante. Nei prossimi video chiederò a voi di poter illustrare delle varianti o delle aperture a voi conosciute o da voi preferite. Quindi sotto con le richieste e cercherò di aiutarvi in questo. Allora, premetto una cosa, i gambetti sono molto pericolosi, sono tattici, adatti a giocatori che non hanno paura di niente, di nessuno, che non hanno paura di perdere materiale. Sono un po' complicati, però ora con l'aiuto del database cercheremo anche di trovare delle linee giocabili di questo gambetto. Però una cosa che vi voglio dire, i gambetti possono sempre essere rifiutati o evitati, deviando su altre posizioni. Quindi se giocate un gambetto dovete conoscere anche la natura della sua posizione, da dove nasce, da quale schema d'apertura nasce il gambetto. Se nasce da una partita di re, da una partita di donna, dovete prima di tutto capire dove vi trovate, su quale terreno. Ok, gambetto di Belgrado, tra l'altro, prima di iniziare una cosa, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Cliccate sulla campanellina per avere le notifiche dei miei video. Siamo quasi a 200, piano piano cresceremo. Ok, non è che sia mio obiettivo principale quello di raggiungere 8 milioni di utenti. Fa piacere se aumentate, vuol dire che apprezzate questo canale, questo tipo di fare scacchi, questo modo di fare scacchi. La mia tipologia di allenamento, una tipologia un po' particolare, vado molto sull'intimo, vado sull'empatia, cercare sulla psicologia, cercare di aiutarvi a capire e darvi un metodo e darvi un'infarinatura a 360 gradi sulla panoramica scacchistica, sia per giocatori posizionali, sia per giocatori tattici, sia per giocatori novizi, un po' per. Ok, gambetto di Belgrado fu inventato da un giocatore jugoslavo, ovviamente, negli anni 50, da un certo Karakaic. Questo Karakaic era un giocatore molto tattico, come tutti i giocatori jugoslavi. Nella Jugoslavia, dopo l'Unione Sovietica, assieme all'Ungheria, era la seconda barra terza potenza scacchistica del dopoguerra. Giocatori jugoslavi come Matanovic, come Gligoric, come Ljubojević, erano veramente fortissimi giocatori d'attacco. Jugoslavi sono così, sono un po'. Hanno questo alone, no, di mistero sul fatto che erano considerati un po' contrabbandieri, un po' mercenari, un po' personaggi, insomma, scaltri, furbi. Erano molto abili alla scacchiera a mettere in difficoltà gli avversari con degli attacchi allucinanti. A loro non interessava sacrificare i pezzi, erano dei kamikaze della scacchiera. Ora, gambetto di Belgrado. Inizia con E4. Quindi è un gambetto dedicato a chi apre col pedone 4, chi gioca l'apertura di re, ovviamente. E4 e 5. Attenzione, il gambetto di Belgrado non si può giocare se fa la siciliana, la francese, la Caro-Kann, la scandinava, la Liechtenstein. Non si può giocare solo se il bianco, se il nero risponde a E4 e 5. Okay. È un po' limitato, però avete comunque un'arma contro chi gioca E5. Attenzione però, non è ancora finito. Cavallo F3, cavallo C6,
Arriviamo alla classica partita di re. Partita italiana, partita Ruy López. Gambetto di Belgrado si innesta entrando nella partita dei quattro cavalli. In questo caso è dei tre cavalli perché il nero non ha ancora deciso se giocare cavallo F6. Questo schema è molto forte soprattutto contro la russa, perché chi vuole giocare la russa, la difesa russa, vuole giocare uno schema preparato a tavolino, giocare le varianti della russa, e voi gli giocate a quattro cavalli e gli rompete subito le scatole. Dovete essere pronti a altre possibilità come vescovo C5, vescovo in B4, vescovo oppure D6. Non è detto che giochino la quattro cavalli. Quindi dovete comunque, poi se ve lo rifiutano, giocare sui principi della partita di re. Sviluppare il vescovo, arroccare, giocare anche D3, che è una partita tranquilla, oppure innestare magari un sistema tipo la viennese con G3. Ok, ma torniamo al nostro gambetto. Allora, partita di 4 cavalli. A questo punto voi siete il bianco e giocate cavallo D5. Qui inizia il vero e proprio gambetto di Belgrado. E la proposta è semplice. Il bianco dice al nero: io ho catturato un pedone. No, scusate, non ho catturato. Ti cedo un pedone. Questo. Lo prendi o non lo prendi? Il nero può scegliere, non lo prende. Come fa? Vescovo E7 è una possibilità. Vescovo in C5 è un'altra possibilità. La cattura del cavallo al posto del pedone è un'altra possibilità. E la cattura del pedone è il gambetto di Belgrado vero e proprio. Allora, vediamo un po'. Se ve lo rifiutano. Che fare? Allora, in questo caso qui potete sviluppare i pezzi con vescovo in C4. Potete anche provare a cambiare questo cavallo. Oppure giocare una partita più tranquilla con D3. Generalmente qui il nero può catturare il cavallo. Adesso qui il database non c'è perché sparito. Siamo qua. Ok, ecco, tornato da base. Allora, abbiamo letto, pieno E7, vescovo in E7. I piani, come potete vedere, sono quelli che ho detto. Vescovo in C4, catturare subito il pedone, se non vi sentite a vostro agio, oppure, la più tagliente di tutte, vescovo F4. Perché? Perché il vescovo, assieme al cavallo, prendono di mira il punto C7, quindi il nero è praticamente forzato a fare D6. Nero sembra solito, però qui vi riprendete il vostro materiale. Qui il nero può decidere di arroccare, può decidere di riprendere il pedone dopo, però questo è molto pericoloso. Questa è molto pericolosa perché con cavallo B5 a questo punto la cattura di C7 è inevitabile, con minaccia di doppio. Partita molto aperta. E il nero sta male. Non può catturarlo adesso. Di solito nel gambetto di Belgrado il nero o lo accetta subito il pedone oppure non lo prende più. In questi casi può
può arroccarsi tranquillamente e qui si può sempre giocare cavallo b5, però in questo caso qui il nero può catturare uno dei due cavalli per proteggere il punto c7, si cattura, si schioda questo cavallo da questa posizione che va in e5 e a questo punto si può giocare il vescovo tranquillamente. Occhio a non cedere troppo in fretta la coppia di vescovi col bianco, sennò perdete tutte le possibilità d'attacco. Qui il motore è da gioco preferibile nero, però voi avete una buona attività. Ricordatevi sempre che voi giocate contro gli esseri umani e loro non è che conoscono tutte le linee, le migliori in assoluto. Okay? Una mossa naturale che vi può giocare un giocatore, un vostro avversario, è quella di togliere il cavallo. Voi ve ne tornate quindi 4 centralizzando il cavallo. Avete i pezzi abbastanza centralizzati. Ora se va avanti con uno sviluppo tranquillo come questa, voi arroccate. Non avete grossi problemi. Potete in un futuro spingere in C4 per tenere questo pedone e avere una discreta attività di pezzi, niente di spettacolare, ci sono pari possibilità. Torniamo a noi. Ok, questa è una possibilità su vescovo e 7. Altra possibilità, cattura, cavallo in B1. Questa è interessante, molto tagliente. Il cavallo va a minacciare il pedone in D5. Qui avete due possibilità: o cercare di mettere il gioco su binari più tranquilli. Adesso non guardate qui questa valutazione delle partite dove il bianco ad esempio non ha mai vinto, ma non guardate, guardate la linea e io ve la spiego, però dal punto di vista anche strategico. Allora, se voi prendete questo pedone qua in D4, ovviamente entrate in una posizione col pedone in meno, ma con una bella attività di vescovi e approfitterete del fatto che il re è ancora al centro. Può essere una chiave di lettura. Non si può ricatturare con la donna, perché attenzione, c'è una trappola. Se catturate con la donna, c'è subito il doppio. Questo. Scacco e parte la donna. Occhio. Perché è distinto, vi verrebbe di catturare di donna, così difendete anche il pedone. Attenzione, attenzione. Qui la mossa migliore per il bianco, la più aggressiva, è sviluppare un pezzo e difendere il pedone. Vescovo C4, molto forte. Adesso qui c'è la possibilità anche di arroccare. Di solito il nero dà uno scacco per interrogare il re centralizzato. Giocare re di 2 è la vecchia continuazione, ma la migliore è re F1. Perché? Perché a questo punto qua noi abbiamo un altro piano, quello di attaccare alla lunga sia questo pedone che questo cavallo. E poi attivare i pezzi. Ora, una linea del tipo, ecco, donna C5, che attacca il vescovo, è una linea interessante, però c'è scacco, difendo il vescovo, do scacco a. Deve coprire lo scacco. Ora ci sono dei problemi. Guardate qua. Qui c'è questa mossa
che è devastante. Cavallo perde. Uno può dire, ma è in presa. È vero, è in presa, ma la donna da 5 svolge un ruolo importante, deve guardare questo vescovo. Qui succede un mezzo patatrac. Cattura. Guadagniamo un tempo sviluppando un pezzo, questo è tattico, perché il pezzo non si può catturare perché è inchiodato. Adesso abbiamo due attacchi. Minacciamo matto, semplice. Lui ha preso un pezzo e noi minacciamo matto. Cosa fa? Deve tornare indietro. Giocare F6 non è buona perché noi ci mettiamo anche il torrone Pernigotti. Col pedone Pernigotti e adesso se si cattura prendete matto. E qui la variante è molto complessa. Tipo ricatturare questo pedone, ricattura. E ora non potete ricatturare il vescovo perché c'è sempre il matto, allora dovete andare a proteggere. Il nero deve andare a proteggere. Voi avete questo pezzo sotto, tornate anche in D2. E capite bene che allora il problema del nero è che non può mai arroccare. Il vescovo inchiodato, una colonna aperta con due pezzi pesanti, coppie di vescovi a gioco aperto, un vescovo intoccabile. Un altro vescovo che potrebbe andare in C3, volendo, una tempesta pedonale che può iniziare, perché voi non potete più arroccare, quindi questa torre la dovete poi giocare di traversino, e avete grandi possibilità, però dovete essere abbastanza veloci nel progredire, no? Su questo tipo di linee. Ma torniamo anche indietro. Allora, F6 chiaramente fa schifo. Allora, se tornano indietro direttamente con la donna a difendere, noi giochiamo sempre torrone Pernigotti, perché abbiamo tre attacchi. E qui non ce ne sono molte, in realtà. Provare, vedete, il nero qui si trova in difficoltà. Trova in gravi difficoltà, deve ridare il pezzo e non sa cosa fare. Può rilasciare il pezzo, ma come? Se arrocca, il problema è che prendo con vescovo e attacco donna e torrone Pernigotti, quindi do anche un doppio. È una posizione abbastanza orribile qui. Propone B5 per allontanare il vescovo, per distrarlo, qui semplicemente si può catturare. E dopo la cattura, scacco di scoperta, il re si deve spostare, cambiare la donna, prende, scacco. Il re deve per forza andare in D8 e capite bene che qui scacco, c'è un'altra scoperta, mettiamo in C5 scacco, questa, volendo c'è il perpetuo, se più non vi sentite di continuare questa partita potete giocare il perpetuo, ma secondo me ci sono buone possibilità anche per provare un attacco. Siete bravi nei finali, potete giocare anche questa roba qua. Però ci sono i vescovi di colore contrario, sarà difficile vincere. Però avete di nuovo materiale pari. Personalmente anche una mossa come H4 può essere interessante. H4, D6, sì. Attacca il vescovo. Vescovo, provate. Debolezza, dovete stare attenti però a questo, perché una volta che il vescovo lo attacca è problematico. Comunque gioco pari, niente di più. Non è che col gambetto di Belgrado, potete vincere in scioltezza sempre. Complicate il gioco. In realtà, se il nero sbaglia e non trova B5,
se non trova B5, capite bene che perde in tutte le linee. Se ne ha troppi sovraccarichi. Avete il pezzo in meno, però lo recuperate. Comunque è una linea molto complessa, ma ce ne sono anche di più complesse. Abbiamo detto di Belgrado e questo ed altro. Questa è una linea. Ok, se catturano il cavallo. Se catturano il pedone, variante principale del gambetto di Belgrado. Questo è proprio il gambetto di Belgrado. Quello accettato negli anni intorno al 1800 barra inizi del 900, rifiutare un gambetto, cioè non accettare la proposta di materiale, era considerato un'offesa. Era come rifiutare un duello. C'erano questioni d'onore. Facciamo conto. Io vengo da voi e vi propongo un gambetto. Se lo rifiutate, date a vedere a me che ho proposto il gambetto, che avete paura del mio gambetto. E all'epoca avere paura era un concetto che portava vergogna, era deplorevole provare paura. Allora, lui mi offre il pedone. Probabilmente è preparato. Cioè, una volta non, se non guardavo non è che si era preparato o no. Io lo devo prendere perché devo sfidarlo sul suo terreno. Era una questione di principio. Oggi invece i gambetti si evitano spesso per non entrare nella preparazione degli avversari. Ok, ma all'epoca non c'erano tutte queste la teoria di oggi, non c'erano i motori. Ora, se vi catturano in questa casa, questo pedone 4, dovete giocare donne. Perché? Scopo del gambetto di Belgrado è quello di puntare tutto sul re scoperto e questo cavallo posizionato male. Ieri abbiamo fatto esercizi di tattica e abbiamo visto proprio un esempio del genere, in cui il cavallo non riusciva a togliersi perché arrivava il torno ai pernigotti, con F3 cadeva il cavallo. Ok, scusate. Ok, stesso tema, cavallo non si può togliere, può essere solo difeso, con F5. La vecchia variante del gambetto prevedeva cavallo G5, ma si è scoperto, è molto buono, ma si è scoperto che se il nero trova D3 per liberare la casa al cavallo in D4, perché dopo D3 si cattura cavallo D4, donna attaccata, due cavalli centralizzati. Se non fanno ovviamente questa D3, il bianco sta meglio in tutte le linee, perché minaccia F3, può entrare di vescovo in F4, ora controlla F7. Paciugo totale, però siccome sanno che il nero conosce, che i grandi maestri danno per scontato che se entrano nel gambetto di Belgrado conoscono la linea con D1, voi la potete sperimentare contro avversari un po' più modesti e giocare tutto all'attacco. Se non fanno D3 il nero sta da schifo col cavallo. Però se la fanno sono ben preparati, quindi è una variante interessante per il nero. Questa nuova idea, vescovo F4, è interessante. Il piano standard è quello di fare la solita pressione sul punto C7. D6 ve la giocheranno in automatico, se lo vedono. Magari non lo vedono, se lo vedono giocheranno in automatico di 6. A questo punto arrocco lungo, perché? Perché il cavallo inchiodato sulla E torna ai pernigotti, punta di 4,
con due pezzi, il re è relativamente al sicuro perché dopo di sé il vescovo delle case scure non può passare dal lato di re. Unico problema apparente è questo vescovo che non gioca. Però questo vescovo giocherà tra non molto. Ora si può andare avanti con diversi piani di sviluppo, addirittura c'è una mossa clamorosa come re e7, ma questa, se vi giocano una cosa così, allora, se voi giocate gambetto di Belgrado, entrano in questa linea e vi giocano re f7, vuol dire che conoscono il gambetto di Belgrado e conoscono linee interessanti. Generalmente chi non conosce questa roba qua va avanti con mosse di sviluppo. Ad esempio, una mossa che potrebbero fare è questa. Vi attaccano il cavallo. Dovete difenderlo perché toglierlo non ha molte case questo cavallo. Anzi, non ne ha proprio. Non può venire qui, non può prendere qui ovviamente, non può venire qui. Qui c'è il vescovo, qui c'è il pedone, qui c'è il pedone e qui c'è il cavallo. Non ha casa, dobbiamo difenderlo. Facendoci 4 non lo consiglio perché si aprirebbe in passante e si sconquassa la rocca. Unica donna c4. Lo so, è brutto mettere una donna raggi x, ve l'ho sempre detto. Non mettete la donna raggi x dove ci sono pezzi leggeri, vescovo, torre. Però questo gambetto di Belgrado è studiato a tavolino e quindi si sa cosa si deve fare. Continua con lo sviluppo e a questo punto qui c'è una mossa clamorosa. Adesso la mossa clamorosa è questa, cavallo c7. Scacco. E uno può dire, ma è impresa. No, prendete il vescovo con la donna. E dopo cominciano ad essere dolori. Perché avete recuperato il pedone, perché dopo una cosa del genere. Sì che da gioco pari il motore, però il nero si trova una donna in faccia, un vescovo che inchioda su sta donna a raggi x, la possibile ricattura del pedone e adesso il vescovo gioca, inchiodando un cavallo. Difficile difendersi. Motore da gioco pari perché lui conosce tutte le difese possibili immaginabili. Un essere umano può sbagliare qua, eh? Tra una possibilità. E quindi non credo che vescovo e6 sia una bella mossa. Se mettono il cavallo è un altro discorso, vi propongono un cambio. Qui è diverso però. Perché se adesso mettete la donna, e vi allontanano il cavallo, ora siete obbligati a cambiare e poi il problema è che il nero minaccia un doppio in f2. È diverso. Non si può fare. Qui bisogna cambiare subito. Vedete com'è complicato? Perché vi sembrano gli stessi schemi, ma qui non c'è il vescovo sospeso da andare poi a fare la trappoletta. Giocato il cavallo, quindi cambio, cambio. Il nero cercherà sempre di semplificare il gioco, no? Nel gambetto di Belgrado. Riprendete il pedone, anche se ne avete ancora uno in meno, perché ne avevate due in meno. Con possibilità. Il nero arroccherà in fretta. E qui f3, attaccate il cavallo può andare via, può andare in f6, può andare in c5,
Io penso anche F6. Se vai in F6, a questo punto potete approfittare del buco, dare il doppio, prendervi la coppia dei vescovi, scacco, guadagnate un tempo sul re e dopo potete sviluppare il vostro vescovo oppure mettere il re un po' più al sicuro, anche se un vescovo di 3 non mi sembra malvagissimo. Giocate con un pedone in meno per una colonna aperta, coppia di vescovi e donna piattina. Ci può stare. Altre possibilità. Vescovo F4. Qui propongono addirittura vescovo in D6. Vescovo in D6 dovete prenderlo subito perché così triplicate i pedoni al muro. Pedoni triplicati su una colonna fanno schifo solo a guardarsi. Questo vescovo è murato vivo e re ancora al centro, vabbè che può roccare subito però. Ora dovete giocare veramente attivi. Donna B5, interessante. Forse anche donna C4, donna di Marocco lungo una possibilità. Cavallo di 2 è una possibilità perché è che questo è inchiodato. Arrocco. Arrocco lungo. Partita a doppio taglio. Ora c'è sempre il tema di D3 per far venire il cavallo, ma è difficile che ve la giochino. È più facile che giochino il torrone per Nigotti. Togliete la donna dalla colonna perché c'è un torrone Rg. Ora fate pressione su F5. Questo vescovo non esiste. Avete la possibilità poi di sviluppare il vescovo in C4 per dare una scoperta. Qui è difficile difendersi per il nero. Motore da meno 1 e 4. Sì, motore. Appena il nero sbaglia qualcosa, va e precipita. Facciamo un esempio, una mossa tipo B6 per sviluppare il fianchetto, per sviluppare il vescovo in fianchetto. A questo punto, vescovo C4 e già minacciate qualcosa. Una scoperta. Minacciate di dare scacco in C7. Il re si deve togliere dalla scoperta, deve perdere un tempo. Ora qui vi potete sberluccare un pedone, mettete sotto attacco il cavallo, il nero deve perdere un tempo chiaramente per attaccare la donna, donna F4. Questo cavallo va cambiato, presa. Qui si può anche prendere col torrone, dice di prendere di donna, un po' se prende di torrone che lo succede. Sviluppa il vescovo. Fate pressione su questo pedone. Cavallo A5 attacca il vescovo. Riprendete materiale, attacco sul vescovo, B3, cattura, cattura, semplificazione,
E qui siamo in un finale di pezzi pesanti, dove il nero ha un pedone in più, ma doppiato. Ha una bella iniziativa contro il re. Però se riuscite a dileguarvi con F4, torno in D3. Avete molte possibilità. Doppio taglio, doppio taglio. Invece se si catturava con la donna, considerata migliore, adesso qui consiglia vescovo a 6 perché. Se prendete il vescovo, lui riprende il cavallo. Però mi sembra un torrone molto forte qua. B5 guadagna un tempo sul vescovo. Lo attacca. Lo spostate. A5 inizia un attacco di minoranza con una mini temp un temporale di pedonale, una tempesta, un piccolo temporale. Temporali quelli primaverili. A te dovete dare un buco al vescovo e il nero apre un po', eh? Nero apre un po', però qui dovete subito controgiocare questo torrone che scappa e adesso si è messo in allineamento, addirittura F5. Torna in E5, F6. Guardate come entra questo pedone. Se lo catturano, c'è un problema qua. Grave. Donna H6. Tutto aperto. Colonna F aperta. Qui vince chi arriva per primo. Però, obiettivamente, sembra drammatica. Sia torre F1 che torre D3, giocando di traversino, approfittando del fatto che questi due pedoni accettano il vescovo. D3, cattura con scacco, prende, e addirittura è costretto a dare la qualità, perché nel caso di attacco del vescovo, minacciamo matto. Imparando. Perché se torniamo indietro col torrone pernigotti si prende qua. Questa è una linea devastante. Vedete che se il nero gioca delle mosse naturali come possono essere, boh, prendo un pedone, è tutto devastato. A4, ok. Il nero deve sempre cercare di giocare sull'ala di donna dove ha roccato il re. Non può stare pensare al materiale qui. Dovete rendervi conto che se vi fermate a guardare il materiale, perdete la bussola, qui dovete attaccare, 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 ora il nero prova a cambiare, questo vescovo fastidiosissimo, dovete cambiare, andare qui farebbe molto schifo perché poi entra il torrone in E2. Entra il torrone in E2, se non addirittura B3, anche questa sembra forte. Però c'è la risorsa tattica scarica. Quindi B3 comunque seppellisce il vescovo, poi cattura, andiamo. E adesso
cade il cavallo. Quindi il vescovo va cambiato. Se cattura cavallo per B4. Cavallo per B4. Scacco. Prendete di donna e finite in questo finale. Finale sempre di pezzi pesanti, però obiettivamente il nero gioca già con pedoni pari, ma qui è come se ce ne fosse uno solo, perché sono tre impilati su una colonna aperta. E poi il re del nero è più scoperto. La sicurezza del re nelle posizioni tattiche è importante. Potete poi attivarlo. Qui, vabbè, propone un cambio delle donne. Qui le donne, tendenzialmente, se siete in vantaggio, non le dovete cambiare, anche se apparentemente riprendete materiale. È un finale di Tori molto favorevole. Io consiglio qui di cambiare le donne perché è meno complicata la situazione. Chiaramente motore propone linee più aggressive, no? Tiene le donne, però voi andate in un finale più comodo, nettamente, non rischiate nulla, c'è solo questa traversa un po' debole, però. Avete due pedoni passati uniti sulla A, questo per ora è bloccato da questo, questi due fanno pietà. L'unica cosa che può provare il nero è quella di darvi il perpetuo con i torroni. Però avete ancora il pedone C. Potete poi andare a minacciare questi due pedonazzi che fanno pietà. Quindi, linee interessanti. Vediamo un po' qualche altra linea. Direttamente torrone per Nigotti in E5 per difendere il pedone, però qui vescovo C4, sempre la minaccia, arriva di andare in H8, e queste sono posizioni che se giocate contro giocatori del vostro livello, questi non se ne accorgono, probabilmente non vedono lo scacco diretto. Beh, se arrivano già in questa posizione vuol dire che conoscono più o meno questa variante, però magari boh, a un certo punto cominciano a fare una mossa. Oh, vi beccate un doppio scacco, cavallo e vescovo. Ora, se re va in H8, prendete matto, scacco, prende spettacolo. Posso solo mettere ancora la donna davanti e poi matto. Paoloso. Questi sono i classici temi di attacco a tre pezzi, cavallo, vescovo e donna. B5. Vescovo deve stare il più possibile qui a guardare. Il nero così sembra difendersi bene, ma è una difesa appesa ad un filo. Alla prima imprecisione il nero crolla. Poi, se affrontate uno che
usa il motore, perdete, ma tanto perdete lo stesso, anche se giocate il London System o il sistema Colle, tutte cose. Quindi cambia poco. Così imparate, magari perderete un mucchio di partite. Il gambetto di Belgrado è molto utile per affinare le doti tattiche. Perdete 50 partite, ma dopo 50 partite avete un bagaglio tattico non indifferente. Torniamo alla posizione iniziale. Quindi se vi accettano il pedone, inchiodate subito il cavallo. Ok. F5. Voglio andare un'occhiata all'altra linea, quella vecchia. Quella vecchia comunque è una linea molto di quelle toste, perché io, qui se non vede di 3 è un dramma. Cosa può fare? Vediamo. H6. Già qua fa capire come la situazione sia drammatica. Altra mossa, una mossa standard, D6. Riprende il cavallo, prende il cavallo, scacco, si copre col vescovo. Stesso trucchetto di prima, finché dal vescovo. Tre pezzi che attacco, non può arroccare, può giocare, mettiamo, sto giocando così, no, mosse naturali, mosse che nero può giocare così, tanto questo è difeso 3 volte, sto fermo, sta fermo, ma è immobile, è paralizzato, adesso dopo l'arrocco lungo arriverà il torrone per Nigotti, i pezzi saranno 4. Qui è finito. Altra possibilità, parare con l'altro cavallo. Stessa roba, F4. Inchiodate. C6 per rifarsi sull'altro cavallo. Non importa. Presa. Se si cattura subito, presa. E adesso il bianco ha una bella posizione, re centrale, vescovo ancora da sviluppare, e voi avete questa minaccia fortissima, proprio bestiale, bestiale. Per questo che deve prima dare uno scacco per guadagnare un tempo. E qua parare di vescovo, l'inconveniente è che qui ricattura di donna. Si torna indietro di cavallo, si cattura, re di 8, b4 attacca la donna. Cerca di cambiare le donne, non può parare col vescovo, torna in E8 e adesso credo che uscendo col vescovo, attaccando la donna, sia abbastanza buono. Addirittura vescovo F4. Dopo si tutto appeso, cattura. Cattura per non fare arroccare lungo. Vescovo C4. No, perché c'è lo scacco intermedio. Anche se è buono lo stesso. C'è uno scacco intermedio, qui non prendete lo scacco, poi arroccate
potete arroccare tranquilli perché questo non si può mai prendere. Facciamo un esempio stupido. Vescovo in E2, vescovo di 7, no? Casa naturale, arroccate. Quindi addirittura da su lo scarico. No, l'arrocco come potrebbe essere. Anche la rocca è forte. Anche la rocca è forte. Forse anche meglio. Adesso qui c'è un po' il motore. Stiamo usando un po' il motore perché il motore va usato in posizioni molto tattiche. Va usato per vedere se non si fanno degli errori, perché quando si prepara questo tipo di apertura, chiaramente bisogna anche l'ok del motore, no? Che deve dire se state facendo proprio delle cose orribili o no. Comunque, una volta che vedete le linee, ve le stampate bene nel melone e piano piano vi abituate alla tattica, perché nelle posizioni tattiche il motore aiuta a pulirvi il gioco. Ora, io la Rocco Corto non era segnalato, ma l'ho fatta io perché? Perché io vedo già i temi strategici, no? Questa linea mi serve per controllare eventualmente degli errori clamorosi. Ok, e adesso qua è impressionante. Il re è pietrificato. Ho perso il vescovo. Ecco. Boh, credo che qui sia solo questione di tecnica. Dovete stare calmi, un po' di sangue freddo, dovete riuscire a vincere questa partita. Torniamo qui indietro. Andiamo a vedere la vecchia continuazione. Cavallo G5, ok. Deve fare D3. Anche l'altra linea, cavallo E7, che propone un cambio, però questa è disgraziata. Sacrifica, cioè prende un cavallo, lascia questo cavallo. Però se prende questo cavallo, qui prendete un trappolone tipico matto. Prendere questo, ovviamente. Qui uno potrebbe dire, ricatturo il pedone, inchiodo il cavallo, ok, però qui è tattica, lo scacco è forzante. G6, para lo scacco, donna E5, la donna si mette davanti, attacca il torrone per Nigotti, tanto questi due pedoni qua fanno la fine che dovevano fare Hans e Gretel. No? Nella casa di Marzapane, solo che loro, cioè questi due pedoni, non riusciranno a buttare la strega cattiva nel caminetto. E qui è disastroso. C'è anche questo. Più volendo, questo volendo, non abbiamo ancora neanche tirato fuori i vescovi. Ora, boh, provano ad allontanare il cavallo. Qui addirittura si punta al materiale. Si prende il cavallo, si prende il torrone per Nigotti. Direi che qui, insomma, non ha bisogno di commenti. Un torrone pulito in più. Tanti bei pedoni belli da vedere. Una volta che tirate fuori il vescovo e arroccate, siete una Pasqua. Occhio a non cominciare poi a girare solo con la donna, no? Io ho il torrone in più, vado a farmi una scampagnata, vado a fare la gita. Non è così semplice. E poi c'è la variante, quella più, la principale, la vecchia continuazione di 3, la migliore per il.
Si entra dentro a una linea iperteorizzata, però i motori fanno fatica anche loro poi a capire chi sta meglio e chi sta peggio. Okay. Cavallo di 4, attacca la donna, guadagna un tempo, la donna deve andare via, scacco. G6, allontana la donna. Non in H3 perché dopo D6 siete a raggi X sul vescovo, qua è più sicuro. Se giocano una mossa, adesso c'è il cavallo in presa, tra le altre cose. Se vi cambio il cavallo qua, prendete col vescovo, attaccate, qui è un disastro. Prendete col vescovo. Obiettivamente la partita è più che finita. Qui siamo candidati all'obitorio con il nero. Guardate che splendore di coordinazione di pezzi. Ne avete per tutti i gusti in questa impresa. Qui perde un pezzo. Favoloso. Il gambetto di Belgrado è assurdo. Se il nero sbaglia è finita. La linea è preparata, tavolino, per quello che se voi giocate sta roba, uno ci entra per sbaglio, ma non conosce poi tutte le linee. E qui è un dramma. Ok, guadagni un tempo sul cavallo. Chi se ne frega? Catturiamo questo. Lui cattura questo. Qui ci sono due linee, prendere in F5 o prendere in D5. Proviamo col prendere in D5. Vesco in fianchetto. Qui la pazzesca re di 1, questa roba tutta preparata. Ci sono dei giocatori che hanno giocato sta roba. Evita il doppio. Guardate questo. Questo in quasi tutte le linee del Belgrado non gioca quasi mai, perché se giocasse questo vescovo qua, il nero, spazza via il gambetto di Belgrado, manco fosse la NATO negli anni 90 quando hanno bombardato Belgrado. H6, guadagna un tempo. Cambio di donne. F7, deve difendere di attacca a cavallo, qui non potete perdere tempo, ovviamente. Dovete sempre attaccare qualcuno, anche se è difeso, però no, sviluppate un pezzo. Cercate di sviluppare in fretta e furia. B5 per non dare la casa al vescovo. Torrone per Nigotti, attivate subito i pezzi. Torrone per Nigotti, in D8. Io vediamo invece una mossa un po' più aggressiva. Problema è che il vescovo in fianchetto non va bene perché entra il torrone in settima. In A6. Vedete questo vescovo come incriccato. Con una mossa come questa invece il torrone entra con scacco. Torrone entra con scacco qua sotto. E G8, forse dare il torrone per due pezzi o prendere qua. Si prende scacco, si prende scacco. Ah, non so, anche buona vista. Scacco, cattura, scacco. Catturiamo il torrone per Nigotti. Prende, prende, scacco. Pezzo in più. Pedone in più. Ed è finito. Quanto è complesso questo gambetto di Belgrado. Vedete che il motore sta sempre a leggero vantaggio bianco e nero. No, sì,
Io devo giocare come una macchina fino alla fine. Per fare cosa? Per stare a meno 0,8. Chiaramente anche voi col bianco potete sbagliare e fare degli errori orribili, eh. È una partita a doppio taglio. Ora, questo video è dedicato anche a quelli che credono che, avendo visto il matto del barbiere, di essere diventati Mikhail Tal. Guardatevi il gambetto di Belgrado, altro che il matto del barbiere. Qui sì che vi perdete il cervello sopra. Qui veramente arrivate al punto che il cervello vi uscirà dalle orecchie a forza di studiare sta roba, perché è di una complessità inenarrabile. È talmente complesso il gambetto di Belgrado che i top GM di oggi non ci entrano, non accettano quel pedone. Quindi, chi ha inventato il gambetto di Belgrado sapeva quello che faceva. Molto interessante, no? Uno inventa una cosa, dice: se ci finisci dentro sei morto. E beh, è già un vantaggio. Intanto devono fare altro. E giocano tutti la variante con il vescovo in E7, non prendono in E4 col cavallo. I top GM. Ma io spero che questo video vi sia piaciuto. Sarà un po' complesso, ma ve lo potete studiare tranquillamente, un po' col database, potete riguardarvi la partita in un secondo momento, potete star lì, analizzare un po', mettere i pezzi sulla scacchiera. Qui è palestra per il cervello, soprattutto per la tattica, no? Qui non c'è niente di posizionale, qui salta tutto, quei principi strategici vengono stracciati. Qui è tutto dinamica. Qualcuno mi aveva chiesto: ma facci vedere un po' di dinamica. Questa è la dinamica. Volevate la dinamica, vi ho dato il meglio che c'era sul mercato. Volevo il gambetto di re, gambetto di Belgrado. È la base per forgiarvi come giocatori tattici. Chiaramente non possono non accettarlo. Il gambetto di re è più facile perché è immediato, E4, E5, F4 è più immediato, qui possono non entrarci. Beati loro che possono non entrarci, perché se ci entrano è un disastro. Può essere un disastro. Col nero dovete giocare come una macchina, sempre. Col bianco, nì, nel senso che voi, i vostri piani standard, i vostri scacchetti nelle case giuste, le case di sviluppo, avete piani sempre ben delineati, sulla colonna aperta, la E, il gioco si basa tutto su colonna aperta, E, diagonali aperte per vescovi. Il vescovo del nero che non giocherà mai, questo è un elemento strategico in una posizione tatticista. Possibilità di arroccare corto, di arroccare lungo o di mettere un torrone in E1, questo è il punto. E i pezzi che sono per aria. A grandi linee. Ok, vi do appuntamento a venerdì. Serata jolly, ultimo appuntamento su per ora, poi magari ci torneremo. Scacchi al femminile, dove parlerò di Lisa Lane, giocatrice americana degli anni 60, amica di Bobby Fischer, considerata la più forte giocatrice americana dell'epoca, ma ovviamente a livello mondiale era sì e no tra le prime 20, anche perché le sovietiche, soprattutto quelle di origine georgiana, erano dei mostri e non ci si poteva giocare con loro. E Bobby Fischer disse di Lisa che era la migliore. Fischer diceva che le donne giocano a scacchi più o meno al livello di un pesciolino rosso. Però, tra tutti i pesciolini rossi, Lisa Lane, secondo lui, era la migliore. Quindi le ha fatto un complimento, nonostante una dichiarazione che dire
sarcastica e tagliente dire poco. Bobby lo conosciamo, lui era misogino, antisemita, insomma, aveva le sue idee un po' particolari. Non aveva tutti i torti su alcune cose. Chiaramente era un personaggio. Però Lisa Lane, anche lei a suo modo, è stata personaggio perché i media americani l'hanno pompata parecchio, no? Tra l'altro una ragazza sfortunata, vabbè, perché appena preso la patente ha investito un'anziana con la macchina, poi si è data agli scacchi. Allora, meno male. Se investiva pedoni sulla scacchiera come li investiva con l'automobile, poteva diventare campionessa del mondo di scacchi femminili. Con questo chiudo. Ciao e arrivederci.